Ultima edizione di Stadio News in studio Benedetto Giardina. Inizia la grande l'avventura di Schelotto sulla panchina del Palermo. I rosa battono con un rotondo 4-1 l'Udinese nello scontro salvezza del Barbera. Quaison e Iliamar caprono le marcature con un gol e un assist a testa. Poi la Zadda alla distanza segna il tris. Però riapre la partita per i bianconeri con un colpo di testa su calcio d'angolo. Poi Trajkovski mette la parola fine con un gran destro a giro dal limite. Con Schelotto ancora in attesa di tesseramento, tocca al DS Gerolin presentarsi in sala stampa nel dopopartita di Palermo-Udinese. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. Il Palermo ha giocato bene, ha fatto una buona partita. E la differenza tra domenica scorsa e l'altra è stato anche il modulo diverso, un modulo più offensivo che comunque già il Palermo aveva adottato, no? Anche con Ballardini soprattutto. Torna al gol Oscar Iliamar, decisivo nella vittoria del Palermo contro l'Udinese. Per me è veramente importante aver fatto 3 punti di nuovo, ha dichiarato lo svedese. Abbiamo iniziato con un nuovo allenatore, un passo in avanti, per me è bello segnare. Abbiamo un nuovo modulo di gioco, il 4-3-3, dobbiamo giocare con molta energia, credo che oggi l'abbiamo fatto. Ci siamo allenati solo una settimana, ma abbiamo fatto bene, anche i ragazzi entrati dalla panchina, abbiamo giocato da squadra. Tra i migliori in campo nel match con l'Udinese il solito Stefano Sorrentino, il portiere e capitano dei rosanero, ha così commentato la prestazione della squadra nel corso del match vinto contro l'Udinese. Oggi vittoria di qualità, siamo stati compatti, abbiamo giocato bene e segnato dei bei gol. La meta è di 3 punti più vicina, forza Palermo sempre! Dopo la vittoria casalinga contro l'Udinese, il tecnico del Palermo Guillermo Barros Schelotto ha concesso un giorno di riposo alla squadra rosanero. La ripresa della preparazione è prevista per martedì mattina in vista della sfida col Carpi, valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 30 gennaio alle ore 15 allo stadio Alberto Braia di Modena. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.